Mi dispiace di non avere per le mani cambiare il passato perché, diciamo, mi piace molto il modo in cui siete riuscite, tu e Roberta, da un lato a parlare dell'aspetto della clinica, quindi di come lavorare con questo tipo di problematiche, dall'altro l'aspetto della letteratura. Ti faccio una prima domanda che parte dalla fine del libro, in realtà, perché nella fine del libro voi ti portate proprio dei dati di ricerca. Ok, è tanto che non lo sfoglio, quindi se faccio qualche errore Io. ricordamelo. Ok, fantastico. Quindi se faccio qualche errore, facciamo finta che non lo è. Però una cosa che mi colpì molto fu questa, dove riportando la ricerca, voi facevate vedere come nel momento in cui veniva seguita la tecnica, di cui magari poi parliamo un po' meglio dopo, il successo, inteso come risoluzione del problema o comunque grande miglioramento, era quasi scontato, garantito. Non c'erano leggeri miglioramenti o invarianze del risultato, c'erano semmai. Non mi ricordo se l'hai identificato come dropout o come Sì, dropout proprio. E dicevate il problema non è che la tecnica può non funzionare, ma che è difficile fare entrare la persona nell'ottica di seguirla, di fare questo lavoro. Ecco, quindi stiamo parlando del disturbo post-traumatico stress, ma in realtà non solo di quello, perché il libro poi copre una serie di problematiche. Mi parli un po' meglio di questo aspetto. sì, ci siamo, è forse l'unico insieme a pochi altri disturbi in cui se il paziente viene persuaso a mettere in atto la strategia del romanzo del trauma, di cui dopo se vuoi parliamo in maniera un pochino più dettagliata, avviene quello che definiamo, diciamo, il cambiamento a effetto valanga, cioè si inserisce quel cambiamento che poi in modo esponenziale porta al grande cambiamento finale. Quindi la prima seduta è proprio fondamentale per questo motivo, perché se non viene diciamo, costruito quel clima adeguato, quella relazione, diciamo, da tempesta perfetta per fare in modo che il paziente esegua la manovra del romanzo del trauma, la terapia fallisce. Se invece siamo in grado di metterlo in pratica, la terapia ha un successo garantito. Quindi quelli che vengono definiti i casi non risolti nella nostra ricerca intervento sono quei pazienti che non hanno messo in atto la tecnica del romanzo del trauma. Quelli che l'hanno messa in atto, chi ha la prima, chi ha la seconda, la gran parte, la maggioranza tra la prima e la seconda seduta, hanno lo sblocco che poi li porta pian pianino alla risoluzione finale dell'intervento. Senti, tu come te la spieghi questa cosa? Perché se vogliamo, tutte le ricerche, anche in campi diversi da quella della terapia breve esagerata, ci dicono che la relazione è fondamentale, è un pilastro, senza relazione non si E fa anche in nulla. questa la relazione, infatti, è fondamentale. Ecco, da quello che emerge, sembra che qui lo sia addirittura di più. Sembra quasi che, non so, Non lo quasi. è di più, lo è prima, Lo è prima. lo è nel senso che relazione e comunicazione sono i due livelli della terapia fondamentali per fare in modo che il livello della strategia possa funzionare. E in questo tipo di In problematiche. questo tipo di disturbo, relazione e comunicazione che noi stabiliamo all'interno della prima seduta, che non viene condotta come la prima seduta tipica della terapia strategica con il dialogo strategico, con domande e visione d'alternativa, è una seduta molto meno tecnica, molto più basata sul linguaggio analogico, ingiuntivo, in cui il paziente deve sentire che noi sentiamo quello che ci sta raccontando, dove viene dato molto più spazio al suo libero pensiero, senza forzature. Talvolta è fondamentale riuscire a completare una frase, ma non fare domande troppo dirette, perché la domanda troppo diretta potrebbe essere vissuta come un'invasione. Quindi,
è una seduta molto, una prima seduta molto diversa rispetto alle prime sedute a cui siamo abituati in terapia strategica. Quindi relazione e comunicazione diventano la premessa fondamentale per fare in modo che poi la tecnica, che in questo caso appunto il romanzo del trauma, possa avere il suo effetto. Quindi relazione, comunicazione e strategia, che sono tre livelli di ogni terapia, hanno poi una circolarità, diciamo, vivono di una circolarità continua che parte però con la capacità di far sentire il paziente accolto e di far sentire al paziente che ha davanti un terapeuta che è sì un tecnico specializzato, ma che ha anche saputo un pochino costruire quel clima di accoglienza adeguata per un problema come questo, perché il paziente porta in terapia un dolore profondissimo, una paura molto accesa e a volte anche una rabbia molto pronunciata. Quindi come livello, diciamo, di resistenza del cambiamento abbiamo a che fare con paura, dolore e rabbia in questo tipo di disturbo. E il dolore a volte ha il sopravvento. Tu sai che dove c'è il dolore c'è bisogno di ascolto, di accoglienza, di un clima molto particolare, non come quello della paura, dove talvolta l'avere davanti un tecnico specializzato basta o è sufficiente al paziente per ascoltarti e poi seguirti. Qui no, qui tu puoi presentarti come un tecnico specializzato, ma se non sai creare la giusta relazione con un adeguato livello comunicativo, non è sufficiente. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, perché sai, prima hai detto in ogni terapia è fondamentale, i tre livelli fondamentali sono l'aspetto di comunicazione, l'aspetto di relazione e l'aspetto di tecnica, che studiando anche altri tipi di terapie l'impressione è che a volte non sia così sottolineata questa cosa. È interessante cosa l'aspetto parlando del vostro libro, quindi questo tipo di problematiche, il fatto che diventa evidente, anche da quello che hai appena detto, no? Diventa evidente che se manca un aspetto relazionale e peraltro un aspetto comunicativo che convoglia quel tipo di relazione, puoi avere la tecnica migliore del mondo, fare la terapia migliore del mondo, perché ora noi stiamo parlando della terapia breve strategica, però il fatto che occorra un certo tipo di relazione, un certo tipo di comunicazione, lasciamo anche da parte la comunicazione se proprio vogliamo, ma un certo tipo di relazione, quello trascende il tipo di terapia che stiamo facendo, no? Ecco, ci dici un pochino meglio, approfondisci un pochino di più quello che ho appena detto rispetto al tipo di relazione da instaurare, con che tipo di comunicazione farlo, hai parlato di una comunicazione più evocativa, più analogica, così dopo capiamo un pochino anche meglio perché è fondamentale per questa tecnica che andiamo a vedere. Allora, è un tipo di relazione che viene, diciamo, strutturato anche per esempio su un non verbale molto più accurato rispetto alle altre terapie, quindi diventano fondamentali la mimica facciale, che deve assolutamente trasmettere comprensione, deve trasmettere quello che dicevo prima, cioè sento quello che mi stai raccontando, che non vuol dire provo quello che mi stai raccontando, quindi non è il terapeuta che piange perché il paziente piange, non è il terapeuta che si terrorizza perché il paziente è terrorizzato, avrebbe poi come effetto paradosso, esatto contrario di quello che vorremmo, ma è proprio il terapeuta che sa utilizzare il proprio sguardo, che lo distoglie per non far sentire il paziente in imbarazzo, per lasciarlo libero di riflettere, per lasciarlo libero di piangere, che lascia anche spazi di silenzio che trasmettono chiaramente: io so che hai bisogno di silenzio, io so quanto è difficile parlare di quello di cui devi parlare, puoi anche non raccontarmelo, puoi anche raccontarmelo dettagliatamente la prossima volta, oppure, come dicevo prima, il fatto di completare una frase nel momento in cui dovesse diventare troppo difficile completarla, quindi la scelta delle parole adeguate nel completamento di una frase, perché se io ti completo una frase ma utilizzo parole che tu non senti adeguate a quello che provi, io ti alzo la resistenza invece di abbassarla. Certo. Quindi anche quando azzardiamo, perché è un azzardo,
azzardiamo il fatto di parafrasare quello che il paziente ci dice, o azzardiamo l'utilizzo di una metafora, dobbiamo stare molto più attenti che in altri casi, perché se io sbaglio, non dovrebbe accadere, diciamo una parafrasi, oppure utilizzo una metafora poco calzante, se ho davanti una persona con gli attacchi di panico, sì, sicuramente non sarà qualcosa che cattura il fatto che io utilizzi un'immagine poco calzante, ma magari non mi gioco lì la terapia intera. Con un paziente con un disturbo post-traumatico da stress, io invece sono sempre a rischio di giocarmi l'intera terapia anche solo con una frase sbagliata, proprio perché se il paziente non si sente completamente, per completamente intendo il 100%, compreso e accolto in quello che mi deve portare, rischio di non rivederlo la volta dopo. Quindi è una prima seduta, perché tutto questo è molto fondamentale, soprattutto nella prima seduta, perché nel momento in cui la prima seduta viene svolta in maniera adeguata, il paziente viene quindi catturato e portato a eseguire la tecnica del romanzo del trauma, le sedute dopo saranno, diciamo, un fisiologico evolversi di quello che io sono riuscita ad ottenere durante il primo incontro. E la tecnica che poi gli viene chiesta, perdonami, fantastico, cioè dovremmo fare un'intervista solo su questo, sull'aspetto di comunicazione, di relazione, non tanto perché è affascinante in sé, poi libri, corsi sulla comunicazione efficace si sprecano, però a parte che già sentendoti si vede la competenza così chirurgica con cui sai di dover lavorare con questo tipo perché di problematiche, direi di persone, o forse potremmo dire con le persone in questo tipo di situazione, ecco. E veramente io resto basito di come a volte è trascurato. C'era un articolo, parla di tutt'altro, ma un articolo di De Schasser che diceva: è incredibile come la psicoterapia si basi su il dialogo e pochissimi terapeuti parlino, pochissimi autori parlino di dialogo. Peraltro, tra i pochi che lo facevano, citava Paul Watzlawick. Vabbè, che poi è un articolo di inizio anni 80, ma qualche anno dopo avrebbe sicuramente citato anche Nardone.